Ciao ragazzi, ci sta cane bella via. Allora facciamo il punto sulla serie B. Punto sulla serie B. Dunque, la classifica dice che il Pisa corre e cammina bello spedito a 19 punti. Quindi Pisa che continua a vincere, ha battuto sonoramente il Cesena di Mignano in casa 3-1. E quindi continua a spingere il Pisa. Molti dicono che la regina di 2 anni fa, che fece un primo girone di andata pazzesco, vinceva 3-4-0 tutte le partite. Segue Spezia con 16 punti e ancora il Sassuolo a 15, Juve Stabia a 14, Rivelazione 13, Brescia 12 su Tirol. 11 Cremonese, poi Cesena, Palermo e via dicendo. Palermo un po' in difficoltà, Bari 12esimo, 20esimo Cosenza. Allora, le ultime partite giocate hanno visto la Samp perdere in casa 2-1, Palermo 1-0 perde in casa, Mantova-Brescia 1-1, col Mantova che riesce a pareggiare alla fine. C'è il Bari che pareggia a Cremona, con un sacco di pareggi. La Spezia vince in casa 1-0. Pisa 3-1, come vi ho detto. 6-1 il Sassuolo sul Cittadella. Fa rumore la Spezia, devo dire. 1-0. Con 12 tiri totali, 15 la Reggiana. Vediamo un po' le formazioni. La Spezia Gori, Vinischi, Mateju, Barb. Bertola, Vignali, Nagy, Cassata, Elia, Colak, Falcinelli, Esposito. Esposito ha segnato, Esposito è l'uomo in più che sta piacendo molto, che anche Spalletti si dice che lo stia cercando, Di D'Angelo. La Spezia Di D'Angelo che è un buon allenatore, che allenava il Pisa se non sbaglio 2 anni fa, che è un giochista, è uno che fa giocare la squadra, è un modernista, è un allenatore moderno che sta facendo quindi bene con la Spezia. Ricordo che l'anno scorso partì malissimo. Reggiana allenata da Viali, che pure non è male. Viali, che è ex Cosenza, e insomma, Viali anche bravo. Chiude la classifica Cosenza penalizzato, Frosinone, Cittadella, Carrarese, Catanzaro, Sampdoria. Queste sono le ultime 6. Il Bari poteva stare a 14 punti, poteva stare quarto insieme allo Juve Stabia. E invece siamo lontani dalla vetta, 9 punti. E Reggiana 14esimo, nemmeno male la Reggiana. Insomma, siamo un po' tutti lì col Cosenza che ha perso in casa l'ultimo. Cosenza che ha perso in casa 2-0 con su Tirol, pesante, pesante sconfitta del Cosenza, ragazzi, 2-0. Le prossime gare, Bari ospita in casa il Catanzaro, partita importantissima. Cesena ospita la Samp in casa, Brescia-Sassuolo, big match della giornata che ci dirà molto su quello che sarà questo campionato, perché il Sassuolo è la squadra secondo me più forte e abbiamo anche Salernitana-Spezia, la Salernitana che sta risalendo. Insomma, un campionato bellissimo quello di B, come sappiamo è un campionato bellissimo e ci sono queste squadre che guidano, che sono, abbiamo detto, Sassuolo, Spezia, Pisa, Spezia, Sassuolo e Juve Stabia, che è un po' la sorpresa, che poi c'è Brescia eccetera eccetera, Pisa, Spezia, Sassuolo, insomma, che sembrano le tre Ave Marie di questo campionato. Pisa, Spezia, Sassuolo, come l'anno scorso, Venezia, Cremonese e Como. Insomma, la Venezia, Cremonese e Como dell'anno scorso sono Pisa, Spezia e Sassuolo. Pisa colpisce, devo dire. Pisa colpisce perché abbiamo Scipendi che è capocannoniere con 4 gol insieme ad Esposito dello Spezia e a Tosvet del Sassuolo. Poi segue Coda a 4 gol e Bonfanti del Pisa a 4 gol. E
Rimane un campionato bellissimo, però attenzione al Sassuolo, ripeto, che ha pareggiato prima con la Spezia 0-0 e poi ha vinto 6-1 in casa in casa contro il Cittadella con delle formazioni, ragazzi, cioè una formazione di Serie A, nel senso Boloca, Lorientè, Mulattieri, Tosvet, Volpato, Gon, questi sono Toyan, cioè si dice che la Cremonese aveva costruito la squadra per la Serie A, ma il Sassuolo è già una squadra di Serie A. E ricordo a tutti che è entrato pure Berardi, che è rimasto nel Sassuolo, che ha fatto l'Europeo, Berardo, Biang, Luca Moro, Sassuolo di Fabio Grosso sta cominciando a dire la sua e secondo me è la squadra candidata, non la Cremonese, il Sassuolo al primo posto perché c'ha dei giocatori che facevano bene pure in Serie A. Quindi è tornato Berardi, è tornato Lorientè, cioè è tornato Boloca che ha fatto pure un bel campionato l'anno scorso, Guion come play basso, dietro sono abbastanza settati, quindi niente. La prossima il Sassuolo va a giocare a Brescia, vediamo un po' cosa fa lì, però è un campionato bellissimo, tutto in big match, però il big match l'anno prossimo, la volta prossima Brescia Sassuolo dopo la sosta. Peccato per questi 4 punti buttati dal Bari, ho sentito molti commenti che il Bari può aspirare a cose importanti, io ci andrei un po' cauto. Io ci andrei un po' cauto. Ci andrei un po' cauto anche perché, ripeto, il valore potenziale delle squadre pian piano verrà svelato. Vi ho detto quali sono i 4-5 capocannonieri di fino adesso. Stipendi. Rivediamoli un attimo. Scusate, questo non è il classico video velocissimo. Vediamo un attimo chi sono. Stipendi, Esposito, Francesco Pio Esposito. Tosvet del Sassuolo, Coda della Samp e Bonfanti del Pisa. Praticamente Sassuolo, Spezia e Pisa hanno tre giocatori fra capocannonieri, Esposito, Tosvet e Bonfanti con 4 gol 1. Sul Bari, molte lamentele sul rigore, purtroppo non è stato dato, si poteva dare col calcio moderno di oggi, che è un po' quello che ha detto Ventura, che un tempo si era abituati a dei contatti, questa volta col calcio moderno, un rigore che si dà, non l'hanno dato, buonanotte. Non è, io quello che ho detto è che non era un rigore così clamoroso, ok? Quel rigore che dici proprio oggi, avete sentito che in Serie A danno il triplo dei rigori della Premier? È una vergogna, il triplo dei rigori della Premier, quindi in area ogni cosa. E poi dico, perché non l'ha chiamato il VAR? Ho sentito. Oh, ragazzi, quando il VAR chiama è perché in Italia parlo, c'è l'indicazione del rigore sul rigore. 99,9% il VAR chiama per dire quello è rigore. Quindi è raro che un arbitro mantenga la sua posizione del campo. Quindi non è che il VAR ti invita a vedere, il VAR ti obbliga, fra virgolette, a cambiare la tua decisione. Questo è il modus operandi in Italia. Quindi il VAR non è intervenuto perché ha rispettato quello che ha visto l'arbitro in campo, essendo una situazione, diciamo, liminale, non quel rigore netto, netto, netto. E certo, oggi noi in Italia siamo abituati a vedere che quel rigore lo dai, perché c'è un piccolo tocco, lo dai. Ma se lo vedeste non con gli occhi del tifoso, capireste che non è un rigore nettissimo. Il VAR non chiama perché si affida alla decisione presa in campo dall'arbitro. Se il VAR avesse chiamato era come un obbligo a dare rigore, infatti appena chiama il VAR, 99 volte su 100 viene modificata la decisione che l'arbitro ha preso in campo, quindi non è un VAR per dire guarda meglio l'azione, il VAR dice hai sbagliato, cambia decisione. A pochi titoli, poche parole, iscrivetevi al canale ragazzi, mi aspetto un'iscrizione al canale, fatemi crescere, non seguite soltanto i babbucchioni che urlano e che dicono baggianate, ok? Forza Bari, Cheers a Cani Bella Vicious.